Di questa prima missione ufficiale in Cina, della quale sono molto soddisfatta. Come voi avete visto, ci sono state interlocuzioni ai massimi livelli, chiaramente con il primo ministro, con il presidente cinese Xi Jinping, con il presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo. Domani avremo anche un altro incontro con il presidente della municipalità di Shanghai, dove, come sapete, risiede la comunità imprenditoriale più significativa a livello italiano. Volevamo anche che fosse una visita con dei risultati concreti. Quei risultati ci sono stati, come avete visto c'è stata la firma di un piano d'azione triennale e la firma di 6 intese su materie per noi molto importanti, che vanno dalla cooperazione industriale alla tutela delle indicazioni geografiche, la sicurezza alimentare, le materie ambientali, l'istruzione. Quindi abbiamo voluto dare anche degli obiettivi concreti. Quali sono gli obiettivi principali che il governo italiano persegue? Sicuramente rafforzare la nostra cooperazione, ma farlo in un'ottica di riequilibrio. Riequilibrio chiaramente della bilancia commerciale. C'è un importante disavanzo per l'Italia che è andato crescendo negli anni, e in tema di investimenti esteri diretti. Oggi gli investimenti italiani in Cina sono circa 3 volte tanto quelli cinesi in Italia. Noi vogliamo chiaramente lavorare per rimuovere gli ostacoli relativi alla possibilità dei nostri prodotti di accedere al mercato cinese e chiaramente garantire parità di trattamento per le nostre imprese. C'è da questo punto di vista chiaramente ampia convergenza e disponibilità. Avete visto anche che io e il primo ministro cinese abbiamo insieme inaugurato un business forum alla presenza di oltre 100 imprenditori delle maggiori aziende italiane e cinesi, a dimostrazione insomma di una volontà condivisa nell'implementazione dei nostri rapporti economici e commerciali. Chiaramente, se con il primo ministro e con il presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo il tema è stato soprattutto di carattere bilaterale, con il presidente Xi Jinping il dibattito è stato più ampio e chiaramente ha coinvolto anche tutte le materie dell'agenda internazionale. È stato un confronto franco, trasparente, rispettoso su tutte le materie sulle quali chiaramente la Cina rimane un interlocutore indispensabile, dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, alle tensioni che si vanno moltiplicando, dal governo dell'intelligenza artificiale fino alla riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU, le questioni climatiche. Insomma, sono moltissime le materie che abbiamo trattate, e ripeto, l'abbiamo fatto con trasparenza, con lealtà, con franchezza. Penso e spero insomma, che possa essere utile, ecco, per ingaggiare un interlocutore che è sicuramente molto importante in questa fase. Avete concordato se apriranno stabilimenti di auto elettriche in Italia? Non ho capito, mi perdoni. Avete concordato con il presidente Xi Jinping se e quando apriranno gli stabilimenti di auto elettriche? Guardi, noi ci siamo limitati diciamo a definire appunto accordi di cornice. Poi non sta a noi entrare nel merito delle singole intese che si possono sviluppare, dei singoli investimenti che si possono sviluppare. Sicuramente il tema della mobilità elettrica è uno dei temi inseriti all'interno del nostro memorandum di collaborazione industriale, che è una delle intese più importanti che abbiamo sottoscritto. Riguarda molte materie importanti, appunto mobilità elettrica, cantieristica navale, ci sono le materie legate generalmente alla transizione energetica. Poi però ovviamente saranno i tavoli tecnici e i ministri competenti a lavorare nello specifico sulla realizzazione di queste intese. Lei diceva dell'Ucraina, lei ha chiesto un impegno sostanziale sulle rispetto del diritto internazionale. Da Xi Jinping sono arrivate delle risposte più sostanziali? Ma guardi, ovviamente è un dialogo in atto. Io posso dirle questo. Penso che la Cina in questa fase, ovviamente noi conosciamo la situazione, io ho ribadito le mie convinzioni su questa materia. L'aggressione russa all'Ucraina è un attacco frontale alla convivenza pacifica tra i popoli e alle regole del diritto internazionale. Quando le regole del diritto internazionale vengono messe in discussione, chiaramente producono un domino che noi stiamo già vedendo, no? Perché le crisi vanno moltiplicandosi, questo produce per reazione una frammentazione che è anche geoeconomica, e alla fine diventa una sorta di domino, cioè sulla lunga distanza globalizzazione economica e messa in discussione delle regole del diritto internazionale non cammineranno insieme. Quindi questo probabilmente Può convenire a Putin, non ne sono certa, ma probabilmente può convenire a Putin. Credo che non convenga a nessun altro e credo che diciamo, tutti quanti debbano valutare le loro priorità. Allora è evidente che il sostegno cinese alla capacità industriale russa è un elemento di grande frizione, ma io penso, e l'abbiamo ribadito ovviamente, ma io penso che la Cina, partendo dai principi di sovranità e integrità territoriale che pure sempre rivendica, possa diventare un soggetto diciamo così, risolutore, no? Per l'identificazione di una pace giusta in Ucraina che parta appunto da questi principi, ed è quello che abbiamo ribadito. Poi, chiaramente, insomma, io più di tanto non credo neanche di poter o di dover dire quali sono le risposte che arrivano dal mio interlocutore, perché penso che in caso dovrebbe farlo lui, ma sicuramente è stato su questo, cioè, una parte significativa di questo confronto. Sul Medio Oriente avete condiviso qualche punto? Lei ad esempio si dice preoccupata per quello che sta avvenendo, per l'escalation, cosa pensa di fare l'Italia nelle prossime settimane su questo? Guardi, io sono molto preoccupata per quello che sta accadendo in Libano, per il rischio di una escalation regionale, proprio mentre sembrava che ci potessero essere degli spiragli, e anche questo è un elemento che va valutato. Ogni volta che ci sembra di essere un po' più vicini all'ipotesi di un cessate il fuoco accade qualcosa. Significa che ci sono diversi diciamo, soggetti regionali che puntano un'escalation e che diciamo, puntano sempre a costringere Israele a una reazione, lo dico anche per invitare Israele a non cadere in questa trappola. Dopodiché chiaramente io sono in contatto con il ministro degli esteri, sono in contatto con il governo, sono in contatto con gli alleati, bisogna continuare a passare messaggi di moderazione in questa fase. La Cina sicuramente anche qui può essere un interlocutore molto importante, sapete dei diciamo, rapporti solidi che esistono con Teheran, con Riyadh. Sicuramente diciamo, nel lavoro per la normalizzazione nei rapporti, particolarmente tra paesi arabi e Israele, la Cina è un interlocutore molto importante. Presidente, la Commissione europea difende il contenuto e anche il metodo con cui è stato elaborato il rapporto sullo Stato di diritto. Spiega che punto sono i rapporti, stanno peggiorando secondo lei? Sono... No, secondo me i rapporti... negative per l'Italia? No, non vedo ripercussioni negative per l'Italia, non ritengo che i rapporti con la Commissione europea stiano peggiorando. Io e la Commissione europea abbiamo discusso di questo tema, come lei vede, e del resto la lettera che io ho inviato non è una risposta alla Commissione europea o a un momento di frizione con la Commissione europea, è diciamo, una riflessione comune sulla strumentalizzazione che è stata fatta di un, come si dice, di un documento tecnico nel quale mi corre l'obbligo di ricordare che gli accenti, diciamo così, critici non sono della Commissione europea. La Commissione europea riporta accenti critici di alcuni portatori di interesse, diciamo stakeholder. Chi sono quegli stakeholder? Il Domani, il Fatto Quotidiano, Repubblica. E chiaramente io ho semplicemente rimesso così, insomma, per punti. Ho risposto, diciamo così, in questa interlocuzione con la Commissione europea, di cui però la Commissione europea non è il mio diretto interlocutore, ma chi strumentalizza quel rapporto, che tra l'altro non dice niente di particolarmente nuovo rispetto agli anni precedenti, anche questo varrebbe la pena di ricordare. Ho ricordato ad esempio che quando questi stakeholder imputano al governo italiano la governance della RAI, le regole di determinazione della governance della RAI, signori, la governance della RAI è definita da una legge del 2015 che ha fatto il governo Renzi e che è stata in vigore in tutti questi anni, e quindi difficilmente si può imputare all'attuale governo, esattamente come quando questi stakeholder dicono che ci sono delle intimidazioni alla stampa perché ci sono degli esponenti politici che querelano per diffamazione alcuni giornalisti, ma non mi pare che in Italia vi sia una regola che dice che se tu hai una tessera, diciamo, da giornalista, che ho anche io in tasca, puoi liberamente diffamare qualcuno. E dire che gli esponenti politici, se avviano diciamo, una causa per diffamazione, stanno diciamo, facendo azioni di intimidazione, vuol dire non avere neanche rispetto diciamo, dell'indipendenza dei giudici. Viene ad esempio preso in considerazione anche alcune querele che ho fatto io, vi segnalo che le ho fatte quando ero all'opposizione, non le ho fatte quando ero al governo, quindi voglio dire, capisco il tentativo di strumentalizzare, cioè lo capisco, no, lo conosco, ecco, il tentativo diciamo di cercare il soccorso esterno da parte di una sinistra in Italia che evidentemente è diciamo molto dispiaciuta di non poter utilizzare per esempio il servizio pubblico come fosse una sezione di partito, però su questo non posso aiutare proprio perché credo nella libertà di informazione e di stampa. Presidente, pensate di riformare la governance della RAI quando fate le nomine, visto che l'attuale CDA è scaduto, e pensate di privatizzarla? Si è parlato anche di questo proprio in una parte di questi giorni. Guardi, allora sulle nomine bisognerà procedere, anche perché come lei ha visto si è dimessa anche la Presidente, quindi è sicuramente una cosa da quale dobbiamo occuparci nelle prossime settimane. Sulla governance io sono assolutamente laica, insomma sulle norme che governano la governance, ripeto, non è una riforma che ho fatto io, non l'ho neanche particolarmente difesa, quindi se quelli che l'hanno scritta oggi dicono che è pessima, possiamo, per quello che mi riguarda possiamo parlarne. Su quello che riguarda le ipotesi di privatizzazione ho letto queste indiscrezioni, non so da dove siano uscite, non ho su questo niente da dire, posso solamente confermare rispetto a quello che ho letto, che mi è stato attribuito, che confermo di non avere bisogno di una telemeloni, ecco, non ne ho bisogno, non mi interessa, non la voglio, che non sia chiaramente i miei canali social, come si sa, che però insomma segue semplicemente chi li vuole seguire. Marco, il nome o i nomi dei candidati alla Commissione, italiani alla Commissione europea? Ancora no, come lei sa abbiamo tempo fino al 30 agosto per fare questi nomi, è una delle cose delle quali vorrei occuparmi appena rientro, chiaramente sentendo, ripeto, insomma me ne occupo quando rientro in Italia, credo che su questo chiaramente bisogna fare anche una valutazione con i partiti della maggioranza, ma insomma è una delle prime cose di cui mi occuperò al mio rientro. Presidente, si è parlato con lei? Sto parlando con Ursula von der Leyen, ma insomma sono contatti in divenire ovviamente. Presidente, sulla Cina, sul bilaterale con la Cina, di collaborare, eccetera, eccetera. Quali saranno? Ma guardi, gliel'ho detto, noi abbiamo immaginato delle materie, chiaramente un piano d'azione triennale. Il piano d'azione triennale prevede soprattutto, diciamo, stabilizza i meccanismi bilaterali per mandare avanti questa cooperazione. Si prevede ad esempio che ci sia un incontro annuale tra i primi ministri, per fare cosa? Per fare stato del lavoro che si è portato avanti. Di solito a me non piace firmare dei documenti che poi rimangono, no, posso dire, lettera morta. Quindi, chiaramente c'è una parte di questo lavoro che riguarda l'implementazione delle materie sulle quali noi già cooperiamo e c'è una parte di questo lavoro che riguarda l'esplorazione di nuove materie sulle quali cooperare, le citavo prima. Ci sono anche cose che io considero molto importanti, le faccio un esempio. Chiaramente noi abbiamo sempre detto che l'Italia non compete tanto sulla quantità del prodotto, non potremmo farlo né vorremmo farlo, noi competiamo però sulla qualità del prodotto. Per noi difendere l'eccellenza in nome di quel prodotto, per esempio appunto, in tema di indicazioni geografiche, è molto importante. Allora il fatto che ci sia una di queste intese specificamente dedicata alla tutela delle indicazioni geografiche, esattamente come il fatto che si dica che tra i nostri obiettivi c'è quello di tutelare la proprietà intellettuale, sono questioni che per l'Italia sono ovviamente non secondarie. Poi chiaramente ci saranno i tavoli tecnici, quei tavoli tecnici dovranno lavorare. Di concreto in questo viaggio c'è qualcosa di nuovo che ci può dire, che ci può rivelare? Il piano d'azione è una cosa nuova perché apre una nuova fase nei rapporti con la Cina, lo fa sul piano commerciale ed economico, memorandum di cooperazione industriale, per carità ne esisteva già un altro, però inserisce materie nuove, no? Ne parlavamo prima, mobilità elettrica piuttosto che, e chiaramente definisce anche un'implementazione ai nostri rapporti a 360 gradi, perché poi non sono solo rapporti economici e commerciali. Come ho detto, insomma, parlando con tutti i miei interlocutori, noi veniamo qui quest'anno e quest'anno ricorrono due importanti ricorrenze. Una è il ventennale del partenariato strategico globale che aggiorniamo con il piano d'azione e l'altro, forse ancora più importante, sono i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Avete visto che abbiamo anche inaugurato una mostra alla presenza del Ministro della Cultura, perché se il partenariato strategico globale definisce la cornice della nostra cooperazione soprattutto economica e commerciale, i 700 anni di Marco Polo definiscono, diciamo, la profondità dei nostri rapporti. Come voi avete visto nel basso rilievo che c'era nel museo dove noi abbiamo inaugurato la mostra, dove è rappresentata a grandi linee tutta la storia della Cina, ma con le persone più importanti, ci sono solo due stranieri e sono due italiani, Marco Polo e Matteo Ricci. E quindi c'è sicuramente, storicamente, sul piano culturale, tra due civiltà millenarie, un rapporto particolare che io credo debba anche diventare un rapporto di crescita nel rispetto, nella lealtà anche dei nostri rapporti economici e commerciali. Si può dire che è il suo del Golden Power e il rispetto delle regole? Non è stato posto il tema dell'esercizio del Golden Power, che come lei sa l'Italia ha utilizzato quando ha ritenuto che fosse necessario utilizzarlo, ma è un tema che non è stato posto ai nostri interlocutori. Presidente, si può dire che il suo è un approccio alternativo a Via della Seta? E poi, è un approccio alternativo alla Via della Seta. Io ho sempre detto che non condividevo, l'ingresso italiano nella Via della Seta. La mia è stata una scelta di coerenza, poi di decidere di uscire dalla Via della Seta, ma ho sempre detto che la Via della Seta e la presenza italiana nella Via della Seta non era l'unico modo per avere rapporti e anche per far crescere i nostri rapporti con la Cina. Del resto, come ho raccontato tante volte, noi eravamo l'unica nazione tra le grandi nazioni dell'Europa occidentale a far parte della Via della Seta, ma non eravamo la nazione che aveva il migliore interscambio con la Cina, tutt'altro. Torno al tema degli investimenti, ci sono altre nazioni dell'Europa, tra le principali nazioni europee, che hanno un volume di investimenti cinesi che è molto più alto. Quindi io ho sempre detto che si poteva uscire dalla Via della Seta e nello stesso momento ricostruire un rapporto di collaborazione più intensa con la Cina, ed è esattamente quello che ho fatto. Presidente, stavo finendo prima, ci può dire il menù della cena con Xi e qual è il suo cibo cinese preferito? Guardi, di cene io ne ho fatte almeno due, una con il primo ministro e una con il presidente Xi Jinping. Sicuramente ieri c'era un salmone che era molto molto buono, e devo dire che anche qui ci sarebbe molto da discutere sulla tradizione dei piatti, la tradizione culinaria tra le nostre due nazioni. Però il menù adesso tutto non me lo ricordo, anche perché loro hanno una tradizione di mangiare piccole porzioni di diversi piatti. Vabbè, io ho lo spaghetto che però non so bene, quello col brodo. Giuseppe Conte è una giravolta. Guardi, io capisco le difficoltà di Giuseppe Conte, perché aveva promesso che con l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta si sarebbe riequilibrata la bilancia commerciale. La bilancia commerciale nel 2022, quando siamo arrivati noi, produceva un disavanzo per l'Italia di 41 miliardi di euro, quindi evidentemente non ha funzionato. Io, come dicevo, ho sempre detto che non ero d'accordo con la Via della Seta, che l'Italia secondo me avrebbe dovuto uscire dalla Via della Seta e che questo non avrebbe compromesso i rapporti con la Cina. Non so dove stia la giravolta, perché quello che ho dimostrato ancora una volta è che si possono fare le cose seriamente e con coerenza. Presidente, so che la sua maggioranza ha accusato la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di aver mancato di rispetto alla come la pensa? Guarda, no, io purtroppo non l'ho vista, perché come lei immaginerà ero in aereo, ho visto chiaramente le polemiche, non ho tutti gli elementi per giudicare, so che la polemica è riferita particolarmente a una simbologia che ricordava l'ultima cena, dalla quale molti sono sentiti offesi, devo dire non solo esponenti della maggioranza, anche esponenti della Chiesa Cattolica, ad esempio. Poi non ho capito se effettivamente fosse un riferimento o meno all'ultima cena. Quello che posso dirle io è: mi dispiace che sia stata percepita come una cerimonia divisiva, perché la Francia e l'Europa hanno una straordinaria storia e cultura da raccontare attraverso un evento del genere, e della quale potrebbero andare tutti fieri. Presidente, al di là della riservatezza che si può capire sulla risposta di Xi Jinping, però veniamo da un G7, da un vertice NATO che sono stati piuttosto espliciti nel chiedere alla Cina di smettere di aiutare la Russia. Ci sono segnali positivi secondo lei? Sicuramente noi siamo stati abbastanza chiari nel porre la questione. Ecco, sicuramente noi siamo stati abbastanza chiari nel porre la questione, come le dicevo prima, provando a ragionare insieme anche su quali siano gli interessi che ciascuno ha. Io penso che la Cina non abbia alcuna convenienza in questa fase a sostenere la capacità industriale russa, anche se come sappiamo non interviene direttamente. È evidente che questo crea una frizione, perché lo abbiamo scritto in tutti i modi possibili e immaginabili, lo abbiamo ribadito e io spero, posso dirle questo, ecco, spero che ci si renda conto che questa nazione può giocare veramente un ruolo dirimente. Il presidente Xi diceva ieri che la Cina, insomma, lavora sempre per la convivenza pacifica tra i popoli. Ecco, mi piacerebbe che si facessero dei passi in questo senso. Presidente, grazie, Presidente, dobbiamo andare tardissimo. A Mazzotta, la Presidente dei Fincantieri, alla riunione? Non saprei dirle. Presidente, la Presidente, grazie.